Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel e oggi siamo qui su un nuovo gameplay con Counter-Strike Global Offensive. Nello specifico, oggi siamo qui con Christian, aka Kronos, qua su YouTube, che voi trovate alla mia destra. Ciao. Detto questo, prima di iniziare col gameplay, direi che possiamo mandare la sigla. Sigla. Ok, siamo qui sul gioco, nello specifico giocheremo al Deathmatch, che sta facendo partire Christian mentre io vi parlo. E facciamo una sfida, diciamo, perché dato che entrambi facciamo abbastanza cagare in questo gioco, vediamo chi riesce a fare più kill nel tempo designato. Ok, scegliamo terroristi, ti va bene? Sì, sì. Ok, vai. Così siamo in squadra insieme. Terroristi. Inizio della partita. Allora, io mazzo anche i polli anche se non serve mai a nulla, però almeno ti danno un punto. Infatti per ora sono il primo con un punto solo. Ma io sono primo, ma io come faccio a essere primo? Ce n'è uno già che ne aveva fatti fuori 18. Affanculo, stavo stupendo. Ma io, perché io mi sono bloccato in un punto? Affanculo, tutti con la pistolina sto uccidendo. Io se riuscissi a uscire da sta zona qua magari ne trovo qualcuno. Ma io sono secondo, ma com'è possibile? Hai rotto il cazzo. Chi è che vince questa sfida? Ah, è vero, non ho detto ragazzi, vince chi arriva più in alto, dato che facciamo cagare entrambi e... Senti, parla per te, io sono fortissimo. Adesso ti arrivo, prendo. Se vinci tu la tolgo, non la metto, No, sì, certo. La pubblico io. Ti entro nel computer con Team Viewer e mi rubi il file. No, perché ce l'ho sul fisso. Non ce l'hai Team Viewer sul fisso? No. Interessante, te lo dovrò far installare. Comunque sì, sei troppo forte, non va bene sta cosa. Non sì, troppo forte, sono terzo, sto facendo di nuovo cagare. Scherzavo. Io mi hanno scavato giù. Mi hanno scavato giù. Sono di nuovo secondo. Dire che mi sta piacendo questo. Un culo. Scusate. Io devo bippare tutte queste parolacce, mi sa. Tutte queste parolacce, perché che hai detto? Un culo. Vabbè. Quelle robe lì. Devi essere family friendly. Sì. Se faccio il video con lo slime, vero cazzo. Family friendly. È già uscito quello con lo slime. Quando vedranno questo video, sì. Perché quando vedranno questo video io sarò in partenza per il Giappone, sì. Adesso è il 14 marzo, per farvi capire. E io parto in Giappone a maggio, quindi sì. Vabbè, ma mi porta avanti, ragazzi, cioè l'organizzazione è importante, no? Vabbè, certo. Ma noi a maggio probabilmente non saremo manco più amici, quindi... Vabbè, ti oscuro la faccia, tipo con un adesivo. E mi camuffi la voce. Esatto. Cazzo, mi sono perso perché mi hai distratto, sto facendo schifo. Basta, non parlo più. Neanche io parlo più, perché mi hanno ucciso due volte. Sono in fondo alla classifica, ragazzi, non va bene. Vabbè, ma tu sei... devi intrattenere, ti capisco. Non mi si devi giustificare. Come sì, in effetti fai schifo qua. No, il cecchino di Dio non lo devo usare. Fa schifo il cecchino di Dio. Lo so. Ma tanto fa schifo. Però ho ucciso uno col cecchino di Dio. Ok, quindi... ne ho accesi due di fila con il super mega mitra. Ne hai accesi due di fila? Sì. Di candelina. Sentito, ne ho accesi. Che cazzo. Ho acceso Madonna, due ma sto facendo... Ma io non ho mai fatto una partita così bella in... Ma sarà perché stai registrando? Sì, sei emozionato. Sì. Stavo uccidendo tutti. Invece, perché continuo a... Cioè, gli sto sparando addosso e non muoiono. Ma se dico che è un gioco di merda, poi ti insultano nei commenti. Sì. Ok, allora è un gioco di merda. Tanto, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se avete problemi con Kronos, lo andate a cercare sotto il suo canale, ok? Perfetto. Io non ho mai avuto un hater. No, scherzo, sì, ce l'ho un hater. Mi hai avuti? No, ce l'ho, sto scherzando. Ce l'hai tuttora? Sì, c'è quello che mi mette dislike ogni video. Ancora però non è arrivato nell'ultimo. Lo sto aspettando. Basta che me lo chiedi, ci vengo io se vuoi. E se sei tu il... Certo. E se fossi, no? Aspetta, mi sono confuso. Meglio. E se fossi tu il... Cerchiamo di non essere troppo disinformativi. Sì. No, è che sono concentrato, quindi i verbi in questo momento... che cazzo. Okay. Dico, e se fossi tu il mio hater? Ti piacerebbe? In realtà no. Perché? No, in realtà sì, mi piacerebbe perché so chi sei e quindi posso... Bannarti. Ucciderti. Sì, bannarti, ucciderti, poi dipende.
Perché dovete capire, ragazzi, che gli hater si fanno fuori, non è che si chiede perché non gli piace il video. No, ma tu li devi sterminare uno a uno. Ovviamente, ma ci mancherebbe. Che poi alla fine non a YouTube non ne frega nulla se la gente ti mette like o non ti mette like, perché tanto te li conta tutti come interazioni e quindi gli va bene. Sì, video però uno fa un lavoro, così vede il dislike e dice, ah, c'è qualcosa che non va, uccidiamo qualcuno. Così. È logico. Porca troia, ok. Cioè io con sta pistolina sto facendo lo schifo, ma non capisco perché non mi mette il fucile. Cioè io la premo G, ma non fa un cazzo. Socia rega, che schifo. Però non va bene, io quando dovevo anche intrattenere mi emoziono davanti alla telecamera e non sto concentrato. Ma sono quinto. Ma perché? Così, a caso? No, a caso un cazzo, non è possibile. Christian, family friendly. Vabbè, i bambini devono sapere che il cazzo è comunque una... Basta! Un organo riproduttivo maschile. Mi bannano il canale. Non capisco, è una cosa naturale del corpo, perché non... Dovrebbero bannarti... A YouTube non va bene. A YouTube non piace il cazzo. Non piace 98 megapixel a YouTube. Dovrei tagliare molto, mi sa. No, lascerò tutto. No, perché mi fa fare queste figure di merda? Sono invincibile. Tutti qua! Tutti qua e mi ammazzano! Mi piace che vedranno la tua partita e non la mia. Esatto. Se che tu registrassi uno intanto nella vita. Senti, ho un computer di merda, io non mi chiamo 98 megapixel. Hai ragione. Prima o poi dovrò farcelo un video su questo computer. Probabilmente uscirà a luglio del 2020. Simpatica. Ero secondo, mi sono fatto uccidere a 20 secondi dalla fine, ma ti pare giusto? Come 20 secondi dalla fine? Ah! Devo recuperare! Che co... No. Allora, io comunque... Allora, io mi considero secondo. Sono arrivato terzo, ma ero secondo. Ma non ci so, gli ultimi schifi della fine. Non è più... secondo, Cristian. Sì. Perché... 63esimo? Ah no, vabbè, allora io sono in posizione 3, 6... Sono nono. Ho vinto. Facciamo la media di 3. Quindi devo vincere anche questa, perché sennò se la perdo... Se no è parità e ci tocca fare una terza. Ma non ho capito, è il continuo Fucking di quella. Bot kill me, bleat! Ok. Che cazzo è? Queste persone urlanti in chiamata mettono sempre ansia. Ma io non capisco mezza parola di quello che dico. Hanno dei microfoni del 1980. No, poi. C'hanno i microfoni infilati in gola probabilmente. E ti scaracciano sopra. Comunque sì, mi sa che... cioè, non parlo in inglese perché... Oh. No, è russo. No, uno lo parla inglese però. Stiamo cercando ragazzi di capire che cavolo stanno dicendo, ma... Perché in genere quando noi entriamo in chiamata c'è qualcuno che parla di sottofondo, poi dopo abbiamo le migliori perle della nostra vita da ricordarci a vita, probabilmente. Cioè. Sì. Ma se dicono qualcosa che non si può dire su YouTube e tu lo metti non capendo quello che stanno dicendo? Non è colpa mia. Sì, è colpa tua perché sarebbe tuo compito capire quello che dicono. Cioè, ma non mi posso mettere a tradurre tutti, dai. È il tuo compito da YouTuber. Fare il traduttore simultaneo di 8 lingue in contemporanea? Auguri. Certo. Muore. Oh, senti, io però non so giocare con la pistola. Christian gioca solo con la pistola. Ha 8 armi impossibili. Non ce li ho le non armi. Non ce li ha, lui non ce li ha. No. No. Io premo G, ma non me le cambia. Dove capire sicuro questo... sicuro che non premi F. Perché è lì vicino, Christian, io ti conosco. Axel. Io ho appena premuto F per 10 minuti. Ragazzi, cosa vi dicevo? Quando giocare con Christian regala soddisfazioni. Ma io non sono un videogioco. Giochi da molto più di me. Questo sì, basterebbe a dirti che ti devi vergognare. Ma io faccio cagare, io sono il piano. Punto, dovresti sapere almeno dove sono i tasti. Cioè, uno che sta parlando tipo in una galleria perché fa eco. Oh, grazie. Ti stai zitto. Devi, stare zitto.
Non ci interessa quello che stai dicendo. Cosa sta dicendo? Cosa stai dicendo? Giunto un altro. Ma si stanno stanno litigando male. Stanno uccidendo fra di loro, probabilmente. Nella vita reale, però. Devo di chiedersi il microfono. Stanno tirando il microfono in faccia l'uno con l'altro. È gasato perché sta uccidendo gente questo bambino. Ma io vorrei capire anche chi è. Io mi auguro che sia un bambino, perché se un uomo con questa voce mi inizia a preoccupare. Dai, è un bambino, a meno che non ha subito un trapianto di palle e finito male, ma... immagino sia un bambino. Raga, scusate se rido un po' a merda, ma c'ho l'asma e quindi la voce è quella che è. Scusate se muoio in diretta, però c'ho l'asma. Ma si stanno insultando, io sono convinto che si stiano insultando perché sono troppo cattivi. Ma io voglio qualcuno che ti traduce quello che stanno dicendo. Ragazzi, se qualcuno di voi capisce quello che stanno dicendo, me lo scrivete sotto nei commenti. Dai, non vorrei che fosse veramente tipo che si stanno tirando giù le madonne e poi te lo metti su YouTube e ti bloccano. Ma teoricamente YouTube Italia non lo capisce. YouTube Italia capisce tutto. Loro sanno. Grande Big Brother. Sì. Vede tutto, capisce tutto. Esatto, loro sanno. Ah, è finito. Quinto. Ah, dai. Tu? Nono. Vai, sì, abbiamo detto la meglio di tre, questa l'hai vinta tu, quindi sì. Chi vince questa vince tu. Ok. Ci pensi? Ancora quello c'è. Basta, bimbo, vai a dormire, fai la nanna. E dormire, sono le 5. Da lui non saranno le 5. Hai ragione, pure tu. Magari è mattina. Vai a scuola! Com'è il fuso orario in Russia? Ci sono più 6 ore. Nella Cina ci sono più 6 ore, quindi siamo più o meno lì. 6 ore? Più 5. Vabbè, più o meno, indicativamente. Quindi no, è sera. Sì, ma questo cretino che parla in sottofondo mi confonde, lo puoi mutare? No, non si può mutare. Ma puoi fare dei versi, perché non penso che siano delle parole tu 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 o quello che dice. Vuoi prendere in giro i russi? Che cos'hai contro la lingua russa, scusa? No, quello non è russo, sono versi, dai. No, du 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 du, e palesemente muori. Shish. è diventato Renzi, shish. Il convinto l'avessi fatto tu. Oddio, io sto facendo cagare perché mi sento il bambino e mi confondo. Io non ho ancora scoperto chi è. Ah, GHTR02. Che fa 02. Ma quindi c'ha 17 anni sto qua. E allora ha veramente subito l'operazione alle palle. Non si spiega. Poverino. Vabbè, capitano. Perché... Oddio. Io sono completamente innamorato del bambino. A Christian piacciono i bambini. Mi dicano subito in... A me è diventata la mia unica ragione di vita il bambino Atlante. Io mi sveglio la mattina e penso al bambino urlante. Ha detto sushi, ragazzi, l'avete sentito, eh? Io non l'ho sentito sushi. Ma perché in Russia ce l'hanno il sushi? Ma penso di sì. Fa freddo, se lo congelano direttamente. Hai ragione. È finita. E vince la sfida contro Kronos. Cioè, sono arrivato tra gli ultimi. Ma hai giocato oggi o hai... Ma il bambino è arrivato. Aspetta, il bambino è arrivato prima. GHTR202 è arrivato prima. Oddio, l'urlante. Bravo, bambino urlante. Onore al bambino urlante. Ok. Va bene. Va bene. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un bel like, di iscrivervi al canale e di commentare. Ditemi soprattutto se vi piace questo genere di gameplay e se ne volete vedere altri, soprattutto in compagnia del nostro caro Christian, che abbiamo visto gli piace un sacco questo tipo di giochi. Sì, ma spamma anche il mio canale. Sì, giustamente il suo canale lo trovate qua sotto in descrizione. Non andatelo a seguire però, perché tanto fa soltanto canzoni che a me non piacciono. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!